Ufficio al lavoro? Siate sinceri, vi licenziano e i problemi sono risolti. Gli unici sono i familiari, perché il TSO capite che è cosa fastidiosa da sopportare, quindi. Però secondo me ci vorrebbe un caffè a quest'ora. Prima di. L'acqua basta. No, perché visto che siamo in un bar, potrei anche approfittarmi, no? Del caffè, dico, perché in teatro di solito ci sono le macchinette. Ragazzi, il caffè delle macchinette fa schifo, lo vogliamo dire una volta per tutti? In coro, il caffè delle macchinette fa schifo. Dici? Vabbè, la tua opinione, io me la metto io. Però secondo me il caffè delle macchinette fa schifo. Sapete gli unici a cui piace il caffè? Sono quelli che lo vendono, sono quei bastardi maledetti che spacciano la loro chiavica, è un cancro della società il caffè della macchinetta. Vabbè, dice, oh, esagerato un cazzo! È una cosa che non si può proprio. E dici, ma è solo un lavoro, faccio il mio lavoro. Sì, certo, faccio solo il mio lavoro. La scusa più usata al processo di Norimberga, faccio solo il mio lavoro. Spiegatelo al Mossad, vai, intelligentone. No, bisogna. Il caffè, ragazzi, bisogna capire che sono ubriaco, sostanzialmente. Questo è un problema. Mi ero chiesto, dico, cosa potrebbe mai succedere? Ma perché per gli stupratori no e per gli ubriaconi sì? Fatemi un po' capire. No, fatemi un po' capire. Cioè, nel senso, vabbè, diciamo. C'è da stare insieme un altro po', non lo so esattamente quanto, non so esattamente quando sarà il momento in cui avrò finito. Lo so solo io. Non c'è. Come i bambini sul vasino, lo sanno loro quando hanno finito, solo che voi non avrete neanche il puzzo che vi fa capire che insomma siamo arrivati. A un certo punto io vi guarderò e vi dirò, ho finito. E se voi penserete, di già, saprò di aver fatto un buon lavoro. Se invece voi direte, oh, finalmente, non ne potevo più, saprò di aver fatto un lavoro del cazzo. Proprio al contrario del sesso. Dai che ci arrivate. Chi l'ha capita, alzi la mano. Vai, spiegatela agli altri, fatemi questo piacere, andiamo avanti. Allora, io sono proprio felice di stare qui stasera con voi, sono proprio felice, ragazzi, di stare qui con voi stasera. Ho fatto degli sforzi per essere qui stasera, mi sono impegnato per esempio a scrivere, visto che l'ora, insomma, ho iniziato alle 18 e qualcosa, primissima serata, quindi sapevo di dover venire fuori con un monologo in cui usavo meno parolacce possibile. Ora voi potreste così in maniera molto pignola